mattina. Nello specifico oggi tratteremo della gas dinamica, quindi ci occupiamo sostanzialmente delle condizioni di flusso per fluidi per cui non possiamo trascurare la contenibilità. Ragioneremo con un approccio monodimensionale, guardando in realtà un caso molto particolare che è quello di un ideale per cui assumeremo che le irreversibilità siano pari a zero, quindi trasformazioni di fatto reversibili, mentre invece poi nel proseguo tratteremo di quella che è la, ragioneremo più in termini di aerodinamica, considereremo un flusso attorno ad un profilo e lì ragioneremo con un approccio di tipo bidimensionale. Abbiamo visto nella lezione scorsa che nei condotti statorici e rotorici di una turbomacchina abbiamo l'esigenza di realizzare delle accelerazioni o delle decelerazioni. Abbiamo a che fare con dei flussi che possiamo approssimare come adiabatici. Dobbiamo capire come governare queste accelerazioni o queste decelerazioni. Ora, se consideriamo dei fluidi a proprietà costanti, per cui possiamo fare l'ipotesi che la densità sia una costante, è immediato M punto uguale rho a C, densità per la sezione di passaggio, per la velocità del flusso. In condizioni stazionarie M punto è una costante, se anche rho è costante e anche la sezione di passaggio per la velocità è pari alla portata massica fratto la densità, ossia una costante, la sezione di passaggio deve variare in maniera inversamente proporzionale alla velocità del flusso. Quindi se vogliamo accelerarlo dovremo avere dei condotti che siano convergenti come forma. Se vogliamo rallentarlo dobbiamo avere dei condotti che abbiano una forma divergente, che sia una sezione crescente. Se invece consideriamo dei gas, dei fluidi che siano comprimibili, o meglio dei regimi di moto in cui il flusso va considerato come comprimibile, dove per comprimibile intendiamo il fatto che una variazione di densità indotta da una variazione di pressione è comparabile a quello che è il valore stesso della densità del fluido, non sia trascurabile questa variazione di densità, beh, allora le cose un po' si complicano, perché rho non è più costante. Se consideriamo ad esempio l'andamento della sezione di passaggio A, se consideriamo il caso di un condotto che debba accelerare il fluido, ci troviamo in questa condizione, ok, la velocità sta aumentando, quindi questa, guardando soltanto la velocità, la sezione dovrebbe diminuire, però contemporaneamente sappiamo, per quello che abbiamo visto l'altra volta, nei condotti delle turbomacchine noi abbiamo aumenti di velocità quando realizziamo delle espansioni del fluido, la pressione diminuisce, l'entalpia diminuisce, la temperatura diminuisce. Quindi la velocità aumenta, questo sarà associato con il condotto della nostra turbomacchina a una diminuzione di densità. Come dovrà essere fatto il condotto allora? Beh, dipenderà se è più forte la diminuzione di densità rispetto alla, oppure se vince quella che è l'aumento della velocità. Perché i due effetti sono contrastanti. Uno mi porterebbe a far diminuire la sezione e l'altro mi porterebbe a farla aumentare. Quindi dobbiamo capire un po' meglio come varia la densità del flusso e come varia la velocità del flusso durante il corso dell'espansione, per capire che forma dare al condotto, se convergente o, come succede per i fluidi a densità costante, o se addirittura farlo diventare un divergente per accelerare, per governare l'accelerazione e l'espansione del fluido. Ora, abbiamo detto appunto i fluidi comprimibili sono quelli per cui non possiamo trascurare le variazioni di densità indotte da variazioni di pressione.
Se in un fluido comprimibile abbiamo un disturbo di pressione, localmente andiamo a disturbare la pressione, ad esempio facendola aumentare un pochino di un delta P, il disturbo tenderà a propagarsi con una velocità finita. Il valore della velocità con cui il disturbo di pressione si propaga nel nostro mezzo comprimibile dipende sostanzialmente dalle proprietà del fluido e dall'entità del disturbo. In particolare ricorderete che se parliamo di disturbi molto molto piccoli, al limite infinitesimi, la perturbazione, il disturbo di pressione, si propaga nel mezzo con una velocità caratteristica che è grandezza di stato e che chiamiamo velocità del suono, perché è proprio la velocità con cui si propagano le onde sonore, le onde non sono altro che onde di pressione all'interno di un mezzo comprimibile in genere l'aria. In particolare, questa velocità del suono possiamo calcolarla tramite la radice quadrata della derivata della pressione rispetto alla densità, supponendo che al passaggio di questa perturbazione la trasformazione subita dal fluido sia un'isentropica. Perché un'isentropica? Perché comunque la velocità con cui il disturbo si propaga, mentre il disturbo si propaga, noi abbiamo un fluido appunto che verrà compresso un pochino, se immaginiamo un disturbo di pressione positivo, quindi subisce una trasformazione termodinamica. La velocità di propagazione è abbastanza alta da non dare il tempo ai flussi termici di avere effetti significativi su quella che è la trasformazione stessa. Quindi di nuovo possiamo assumere che la trasformazione sia adiabatica. D'altro canto, essendo essa infinitesima, la possiamo ritenere anche reversibile. Quindi si può dimostrare appunto che la velocità con cui si propagano piccoli disturbi di pressione al limite infinitesimi, appunto, la cosiddetta velocità del suono che calcoliamo tramite questa relazione. Ok? Se ρ è costante, evidentemente A se ne va all'infinito. Se consideriamo un gas perfetto, trasformazione isentropica significa ad esempio che P su ρ elevato a K è una costante. Se facciamo la derivata otteniamo che la velocità del suono non è null'altro che la radice quadrata di k per p su ρ, oppure la radice quadrata di kr, costante del gas, per la temperatura. Mi raccomando, la temperatura è espressa in Kelvin, non andremo a fare i conti. Quindi la velocità del suono è una grandezza di stato. Per un gas perfetto, schematizzazione che quasi sempre adotteremo, è funzione della temperatura e cresce con la temperatura. Quindi se abbiamo a che fare con un gas che subisce ad esempio una compressione, nel corso della compressione la sua temperatura cresce e crescerà sempre la velocità e crescerà anche la velocità del suono. Se abbiamo a che fare con un'espansione, viceversa, la velocità del suono lungo locale fa riferimento ai vari stati dell'espansione stessa tende a diminuire. Ok? Sapete che per l'aria a temperatura ambiente la velocità del suono vale all'incirca poco più di 300 metri al secondo, poi dipende appunto, che dipende appunto dal fluido KR e dipende dalla temperatura. Vi ricorderete che si definisce un parametro dimensionale detto numero di Mach, il rapporto tra la velocità locale del fluido C e la velocità del suono stesso. In particolare parleremo dei flussi subsonici se il numero di Mach è minore di 1 e flussi sonici se il numero di Mach è uguale a 1. Normalmente la regione compresa tra numero di Mach 0,9 e numero di Mach 1,1 è detta regione transonica. Si parla in questo caso di flussi transonici. Parleremo di flussi supersonici se Mach è maggiore di 1 o maggiore di 1,1, appunto, delimitando una regione transonica più che
soltanto una condizione sotto. Questo nel caso in cui abbiamo a che fare con perturbazioni infinitesime. La perturbazione di pressione però potrebbe anche essere finita. Abbiamo un condotto, un cilindro, all'improvviso diamo una bella botta invece che fare un piccolo avanzamento del corsoio che chiude il nostro cilindro. Localmente creiamo un bel disturbo di pressione, un bel incremento di pressione delta P, non più tendente a zero. Questo tenderà a propagarsi nel nostro mezzo. Tenderà a propagarsi con una velocità che dipende proprio dall'entità della perturbazione stessa. Più è forte questa perturbazione, più sarà elevata la velocità con cui il disturbo si propaga nel mezzo comprimibile. In realtà questa velocità è sempre maggiore della velocità del suono. Se facciamo riferimento a una perturbazione finita di pressione, questa perturbazione si muove con una certa velocità caratteristica C asterisco, indotta questa perturbazione da un incremento di pressione locale, lo chiamiamo delta T, in realtà la velocità del suono è il limite di questa velocità caratteristica quando il disturbo di pressione tende a zero. Quindi i disturbi, se abbiamo a che fare con un disturbo di entità finita della pressione, questo tenderà a muoversi in realtà nel nostro mezzo comprimibile con velocità supersonica maggiore del suono. La velocità sarà tanto più elevata quanto più è forte il disturbo stesso. Non possiamo più parlare di trasformazione reversibile per quanto riguarda il fluido interessato alla propagazione attraversato dalla perturbazione stessa, quindi che subisce l'effetto di questa compressione, di questo disturbo di pressione. Avremo a che fare con trasformazioni irreversibili e anche fortemente irreversibili. In questo caso non parliamo più della propagazione di un'onda di pressione, ma parleremo della propagazione di un'onda d'urto. Effettivamente vedremo nel nostro mezzo propagarsi potremmo vedere istante per istante una discontinuità, separare la zona perturbata, dove la pressione è più alta, dalla zona dove ancora deve essere raggiunta dalla perturbazione stessa. Appunto, il fronte della separazione per noi è l'onda d'urto che si riscontra in fisica, si riscontra a dimensioni contenutissime, ordine del micro. Quindi effettivamente stiamo parlando di una vera e propria discontinuità che possiamo rilevare nel nostro mezzo comprimibile, il nostro fluido comprimibile. Ovviamente se abbiamo un disturbo di pressione in un fluido che si muove invece con una corrente fluida che si muove con una certa velocità C, la velocità complessiva con cui si muove il disturbo di pressione è data dalla somma algebrica tra la velocità con cui si muove il disturbo di pressione stesso, la velocità del suono nel caso di disturbi infinitesimi, ora ci asterisco dalla composizione di questa velocità con quella che è la velocità del fluido. Se le due velocità sono uguali o opposte, il nostro disturbo lo vedremo propagarsi con velocità zero. Se però le onde d'urto si propagano soltanto con velocità supersoniche, ne discende che noi possiamo osservare onde d'urto stazionarie soltanto in correnti supersoniche. Questo ci dà un avvertimento di cui dovremo tener conto nelle nostre trattazioni. Occhio, abbiamo a che fare con una corrente supersonica? Problema, potrebbe instaurarsi insieme a questa corrente un'onda d'urto. Fenomeno
irreversibile, fortemente dissipativo e quindi fenomeno da governare con attenzione. Innanzitutto dovremo cercare di evitarlo, se è impossibile evitarlo dovremo cercare di limitarne gli effetti negativi che può causare. Ora, nello studio che dobbiamo fare per capire come governare l'espansione o la compressione di un fluido comprimibile, partiamo da qui, facciamo un brevissimo richiamo, condizione di ristagno, abbiamo già accennato la volta scorsa, lo stato di ristagno per noi è lo stato termodinamico assunto da un fluido quando questo, inizialmente dotato di una velocità C, viene arrestato mediante un processo adiabatico ideale e senza scambi di idrogeno. Quindi la trasformazione è una adiabatica ideale, è una isentropica. Abbiamo già ricordato l'altra volta che dall'equazione dell'energia calcoliamo immediatamente quello che è l'entalpia di ristagno. H con R pari ad H più C quadro mezzi. Se riportiamo il valore della C quadro mezzi nel diagramma HS, individuiamo immediatamente quello che è il valore dell'entalpia di ristagno. Se ragioniamo per un gas perfetto, assumiamo costante il C con P, C quadro mezzi sarà pari a Cp per Pr meno T. Quindi possiamo anche ricavare il valore della temperatura di ristagno, la temperatura dello stato di ristagno a cui giunge un fluido arrestato mediante un processo adiabatico ideale. Pr sarà pari a T più C alla seconda fratto 2Cp. Gas dinamica si tende a non ragionare in termini di calore specifico, ma si ferisce a pressione costante. Si preferisce ragionare in termini di K e di R. Quindi, riarrangiamo un attimo questa espressione. Lo facciamo richiamando la definizione di K, coefficiente dell'isentropica, rapporto tra calore specifico a pressione costante e calore specifico a volume costante, la relazione di Maier che ci dice che la costante del gas è la differenza tra i calori specifici a pressione e a volume costante. Se ad esempio ci ricaviamo da qui C con V, possiamo scrivere che Cp meno Cp su K è uguale ad R, ossia Cp del K meno 1 su K è uguale ad R. Possiamo esprimere il calore specifico a pressione costante come K su K meno 1 per la costante R del gas. Andiamo a sostituire questa espressione qui dentro, T più K meno 1 su 2K R per C quadro. Scusate, continuo qui sopra, T con R, la temperatura di ristagno, mettiamo in evidenza la T, 1 più K meno 1
mezzi di luna sul KRT per cella seconda. KRT non è altro che la velocità del suono al quadrato, associato allo stato del fluido caratterizzato da temperatura T. Quindi qui abbiamo il rapporto tra C, tra il quadrato della velocità del fluido e la velocità del suono al quadrato. Abbiamo il numero di Mach al quadrato. La temperatura di ristagno possiamo esprimerla in funzione della temperatura del fluido e del numero di Mach che caratterizza appunto lo stato iniziale del nostro fluido. Ci ricordiamo che stiamo considerando un arresto isentropico. Quindi io qui vi ho riportato per comunità quelle che sono le relazioni che governano la trasformazione isentropica, perché le useremo molto in questa lezione. In particolare T su T elevato a K meno 1 su K è una costante, quindi possiamo anche facilmente ricavarci il valore della pressione di ristagno del nostro stato zero. TR su T, perché R su P elevato a K meno 1 su K, invertiamo e otteniamo che la pressione di ristagno associata a un generico stato del fluido caratterizzato da una certa pressione P, temperatura T e velocità C non è altro che la pressione statica cosiddetta per questo termine elevato a K su K meno 1. Giusto così, al passato, visto che ne stiamo parlando, lo stato di ristagno è quello raggiunto tramite un arresto ideale, quindi una trasformazione isentropica subita dal fluido. Se invece abbiamo a che fare con un arresto reale, il valore dell'entalpia di ristagno e della temperatura di ristagno restano gli stessi, cioè il fluido arrestato tramite un processo reale raggiunge comunque un'entalpia che è proprio HR e una temperatura che è proprio la temperatura di ristagno, così come l'abbiamo fatto. Che appunto qui mai abbiamo tirato in mezzo il fatto, se ci pensate, che la trasformazione sia una reversibile. In realtà abbiamo ragionato solo su un bilancio di energia. Dopodiché abbiamo ipotizzato di avere a che fare con un gas perfetto. Invece la pressione di ristagno è quella che si raggiunge con un processo di arresto ideale. Se abbiamo a che fare con un arresto reale, la pressione che raggiungiamo sarà un valore inferiore rispetto alla pressione di ristagno del fluido. Quindi è immediato dal diagramma H con S che raggiungiamo con un arresto a entropia crescente, a parità di entalpia di ristagno, una pressione P con 1 che è più bassa della PR0. Questo sta a significare che okay, la dose di energia interna è rimasta la stessa, la T con R è quella, la H con R è quella e così via, ma la dose di energia meccanica associata alla pressione è diminuita a causa appunto di una degradazione di energia meccanica. Un'altra cosa che è utile precisare, ricordare, aspetto pratico, noi spesso utilizzeremo, e voi spesso anche nella vostra pratica professionale utilizzerete, la schematizzazione del gas perfetto, soprattutto per fare appunto conti preliminari. Quindi andrete alla ricerca, magari assumerete anche, farete anche l'ipotesi di calore specifico costante con la temperatura e così via. Spesso, in base a quello che è il fluido di lavoro con cui avete a che fare, andrete alla ricerca di R, di Cp, di Cv, di K e così via. Occhio, questi quattro parametri, i valori, non possiamo darli a caso. Nel senso che queste relazioni fanno sì che due di essi siano indipendenti e gli altri due dipendenti. Ossia, se dovete stabilire quelle che sono le proprietà del vostro fluido di lavoro,
ne prendete due, li ricavate dalla pelle, li ricavate su internet, da database, da quello che volete. Gli altri due conviene che ve li ricavate tramite queste due semplici relazioni, altrimenti potreste andare a assumere, se usate fonti diversi, dei valori di CP, CQ e R, ad esempio, che non sono congruenti tra di loro secondo la relazione di Mayer, oppure che non rispettano la definizione di K. Ok? Ora, entriamo un po' più nello specifico di quello che ci proponiamo di fare oggi. Quindi, i nostri condotti. Focalizziamo l'attenzione sui condotti statorici, anche se la trattazione può anche essere estesa poi a quelli rotorici, ragionando secondo l'equazione di energia scritta nel sistema di riferimento mobile piuttosto che in quello fisso. Noi ragioniamo sui condotti statorici, quindi abbiamo a che fare con un condotto fisso. Facciamo una serie di ipotesi. Immaginiamo di avere a che fare che il moto possa essere approssimato come monodimensionale, di avere a che fare con condizioni stazionarie. Trascuriamo le variazioni di quota, come in realtà oramai già spesso abbiamo fatto. Assenza di scambio di lavoro, assenza di scambi di calore, quindi condotti statorici. Supponiamo di avere a che fare con un gas perfetto a calori specifici costanti e di considerare soltanto le trasformazioni reversibili. Quindi adiabatica reversibile, ossia il nostro fluido di lavoro che si muove all'interno di questo condotto stazionario sarà governato nella sua trasformazione termodinamica dalle leggi delle isentropiche, quelle che abbiamo richiamato prima. Ora, è immediato, nel caso in cui ci siamo messi dal punto di vista dell'equazione dell'energia e dal piede di stagno si manterrà costante a mano che il fluido si muove all'interno del mio condotto, ossia l'equazione dell'energia, se la scriviamo in termini differenziali, si riduce a C del C più dH uguale a zero, non ho né scambi di lavoro né scambi di calore, ossia C del C uguale meno dH uguale meno Cp del T, ossia K R su K meno 1 del T. Dividiamo tutto per C quadro. Al secondo membro moltiplichiamo e dividiamo per la temperatura, facciamo questa piccola manipolazione. L'equazione dell'energia in termini differenziali la possiamo riscrivere come dC su C pari a meno K RT, anzi partiamo da qui, 1 su K meno 1 KRT su C alla seconda per DT su T. Di nuovo questa è la velocità del suono al quadrato, quindi otteniamo l'espressione scritta sulla slide: meno 1 su K meno 1, A al quadrato su C al quadrato è l'inverso del numero di Mach, per DT su T. Ossia, quello che formalizziamo il fatto che la variazione della velocità
è sempre discorte con la variazione di temperatura. Se abbiamo un fluido che sta espandendo, la sua temperatura diminuisce, viceversa la velocità cresce. Se il fluido invece si sta comprimendo, abbiamo a che fare con un flusso che determina una compressione e quindi un aumento di temperatura, la sua velocità sta diminuendo. Ora, facilmente dalle relazioni che governano l'isentropia, ad esempio dT su T è K meno 1 su K per dP su P, possiamo sostituire, oppure dT su T è K meno 1 per dρ su ρ e possiamo sostituire, ricavando le altre relazioni riportate sulla slide che legano la variazione della velocità, il tasso di variazione della velocità al tasso di variazione della pressione. Anche questo formalizza il fatto, appunto, in termini differenziali, che la variazione della velocità è sempre discorde con la variazione di pressione. La variazione di velocità è sempre discorde con la variazione della densità. Quindi non c'è poco da fare. Se abbiamo a che fare con un'espansione, la temperatura diminuisce, la densità diminuisce, la velocità aumenta. Se abbiamo a che fare con una compressione, la temperatura aumenta, la densità aumenta, la velocità diminuisce. Ovviamente io, nel trarre questa conclusione qui, ho dato per scontato che K è sempre maggiore di 1, come lo è nella realtà del, come lo è in realtà. Ogni fluido è caratterizzato da un K maggiore del 1. Quindi queste sono le equazioni differenziali che legano nella gasdinamica, secondo un approccio monodimensionale, le variazioni, il tasso di variazione della velocità al tasso di variazione delle grandezze termodinamiche che siamo soliti considerare. Le utilizziamo per risolvere il nostro problema relativo alla determinazione delle aree, come deve essere sagomato un condotto statico per governare l'espansione o la compressione del fluido che lo attraversa. In particolare, inseriamo del C su C pari a meno 1 su H al quadrato e del ρ su 1. Consideriamo l'equazione che esprime la conservazione della portata massica, M punto uguale a rho c, e per l'ipotesi che abbiamo fatto, moto stazionario è una costante. Passiamo alla formulazione differenziale di questa relazione, ossia se deriviamo a rho per la derivata di C più AC per la derivata di ρ più chi resta ρC per la derivata di A è uguale a 0. Dividiamo di nuovo per M punto, cioè ρ a C, otteniamo l'equazione della continuità, il bilancio, bilancio della portata massica in termini differenziali, espressione differenziale dove compaiono densità, sezione di passaggio del condotto e velocità del flusso. Consideriamo il legame tra il tasso di variazione delle velocità e il tasso di variazione delle grandezze termodinamiche che abbiamo determinato prima, ad esempio quello che lega variazioni di velocità alle variazioni di densità. Sostituiamo il C su C
e ρ su ρ è pari a meno di mh al quadrato del c su c più di a su a uguale a 0. Mettiamo in evidenza il tasso di variazione della velocità del fluido moltiplicato per il numero di Mach al quadrato meno 1 è uguale al tasso di variazione che deve avere la sezione di passaggio del condotto in cui si sta realizzando questa espansione e compressione. La sezione di passaggio che sta governando, che sta guidando in qualche modo il moto del flusso. Quindi abbiamo ottenuto questa prima espressione. Ripeto, in base alle relazioni che abbiamo trovato prima, possiamo facilmente ottenere questa che ci lega una tasso di variazione della sezione con il tasso di variazione della pressione, tasso di variazione della temperatura e tasso di variazione della pressione. Restiamo un attimo su questa. Che ci dice? Ci dice, beh, che se vogliamo guidare ad esempio un'espansione, caso in cui la velocità aumenta, quindi il differenziale della velocità è positivo, è maggiore di 0, allora la variazione di sezione dipenderà in realtà dal segno di questo binomio Mach al quadrato meno 1. Cioè, se il numero di Mach è maggiore di 1, a dei C positivi corrisponderanno dei DA anch'essi positivi. Se vogliamo governare l'accelerazione di un flusso che si trova in condizioni supersoniche, in quanto la sua velocità locale è maggiore della velocità del suono e quindi il numero di Mach è maggiore di 1, allora lo dovremo fare con un condotto a forma divergente. Se invece siamo nel caso in cui il moto è subsonico, Mach minore di 1, da qui abbiamo un segno negativo, la variazione di velocità è discorde con la variazione della sezione che deve rappresentare la sezione, e avremo a che fare con un condotto convergente. In generale, quindi, la forma dell'espansore o del diffusore dipende dalle condizioni di moto del fluido. Se abbiamo a che fare, abbiamo un fluido comprimibile, dobbiamo capire se si trova in condizioni di moto subsonico o supersonico, e la legge con cui dobbiamo governare la variazione della sezione di passaggio delle aree dei nostri ugelli e dei nostri diffusori si inverte a seconda appunto di moto subsonico o moto supersonico. Se dobbiamo accelerare un flusso partendo da condizioni subsoniche ed arrivare a condizioni supersoniche, dovremo inizialmente adottare un tratto convergente fino a quando localmente non raggiungeremo le condizioni soniche C uguale A, dopodiché il flusso diventa supersonico, l'espansione dovremo farla continuare in un tratto divergente. Convergente e divergente saranno collegati tra di loro da una sezione in cui localmente il dA è uguale a 0, che chiamiamo comunemente sezione di tunnel. Qui abbiamo un piano TS, vediamo quello che vi ho appena accennato. Partiamo da condizioni fluido che si trova allo stato termodinamico 0 e da una certa velocità C0, quindi una pressione di ristagno PR0. Cominciamo a farlo espandere, trattiamo il caso, focalizziamo l'attenzione e il resto della lezione sul caso degli ugelli, quindi degli espansori. Man mano che il fluido espande lungo misentropia, per l'ipotesi che abbiamo fatto, che succede? La sua velocità tende ad aumentare. A un certo livello di pressione P, da C0 saremo passati a C. Da C0 4 mezzi saremo passati a C 4 mezzi.
contemporaneamente la sua temperatura sta diminuendo, quindi in realtà, se la, siccome noi dobbiamo ragionare sul numero di Mach locale, man mano che l'espansione sta procedendo, osserviamo, per ogni livello di pressione possiamo calcolare un numero di Mach, osserviamo che la velocità cresce, la velocità del flusso. La velocità del suono locale invece sta diminuendo, perché appunto la pressione a questo valore di, la temperatura a questo valore della pressione è più bassa della temperatura che avevamo inizialmente. Quindi in realtà il numero di Mach sale abbastanza velocemente man mano che il fluido espande. Finché questo numero di Mach comunque resta inferiore ad 1 rispetto a quello che è il valore critico, in realtà noi dovremo governare questa espansione con un tratto convergente. Se a un certo punto la pressione e quindi la temperatura diventano tali per cui il numero di Mach diventa pari ad 1, lì abbiamo le condizioni per cui dovremo andare a realizzare una sezione di coda. Il resto dell'espansione, supponiamo che questo è il livello di pressione che abbiamo raggiunto, appunto Mach uguale 1, il resto dell'espansione fino a raggiungere la pressione di sbocco del nostro condotto la dovremo guidare con un tratto appunto divergente. Quindi cominciamo a capire che in realtà per definire la tipologia del nostro condotto statorico, se è un convergente semplice o un convergente divergente, sarà cruciale il rapporto di espansione, perché più la pressione di valle è lontana dalla pressione di monte, più è probabile che durante l'espansione raggiungeremo le condizioni soniche. Per i casi che interessano a noi, praticamente sempre, meno di macchine speciali, partiamo da condizioni subsoniche, praticamente sempre. Perché appunto, facciamo riferimento a quello che abbiamo detto l'altra volta, abbiamo, almeno in ingresso al primo stadio, delle velocità che sono limitate, non troppo. Però esistono anche macchine che lavorano interamente in regime supersonico. Quindi in realtà abbiamo una successione di stadi dove il flusso è sempre supersonico. Nel caso proprio non abbiamo, insomma, poi sono macchine in cui dovremmo ragionare con una certa attenzione. Ora, quindi, dobbiamo capire se durante l'espansione raggiungiamo o meno questa condizione critica Mach uguale 1. Vediamo quando è appunto che, almeno nell'ipotesi in cui ci siamo messi, raggiungiamo questo valore critico. Equazione dell'energia come al solito, ci ricaviamo la velocità, C quadro, HR0-H, esprimiamo come sempre il calore specifico in funzione di K e TR, la velocità che raggiungeremo a un certo punto della nostra espansione dipende quindi da KR su K-1 per TR0-T. Come abbiamo fatto prima, mettiamo in evidenza la T. Quindi, partendo dalle condizioni iniziali espressa dell'entalpia di ristagno allo stato zero o dalla temperatura di ristagno allo stato zero, la velocità del flusso dipenderà dal valore di temperatura che abbiamo raggiunto durante l'espansione. Come al solito KRT è esattamente la velocità del suono locale, quindi alla seconda. Noi stiamo cercando
il valore della temperatura in questo caso, per cui il numero di Mach diventa uguale a 1, quindi per cui C al quadrato ed A al quadrato hanno lo stesso valore. A questo punto K meno 1 su 2 è pari a TR0 su T meno 1. TR0 su T pari a K più 1 su 2. Oppure l'inverso, T su TR0 pari a 2 su K più 1. Questa è la condizione per cui raggiungiamo le condizioni critiche, cioè il flusso diventa sonico, da quel momento dovremo passare a temperature più basse, dovremo governare la nostra espansione non più con un convergente, ma dovremo utilizzare un divergente. Ovviamente, in base a quelle che sono le leggi dell'isentropica, possiamo passare dal rapporto delle temperature al rapporto delle pressioni. Quindi P su TR0, 2 su K più 1 elevato a K su K meno 1. Oppure al rapporto delle densità. Rho su Rho R0 pari a 2 su K più 1, sempre lo stesso termine ricorrente, elevato a 1 su K meno 1. Ovviamente la velocità è esattamente A alla seconda, uguale a KRT critico. Quindi se andiamo a sostituire a questa T critico, andiamo a sostituire il rapporto 2 su K più 1 per TR0, quello è il valore critico della temperatura, ottenete questa espressione che ha la velocità. Ottenete il valore della velocità alla sezione critica. Che possiamo concludere? Noi abbiamo detto oramai fin dalla prima lezione che in realtà la nostra macchina sarà sempre caratterizzata da un rapporto tra una pressione di monta e una pressione di valle, sono un rapporto di compressione o un rapporto di espansione. Ce l'avremo, avremo che, che tutto lo stadio sarà caratterizzato da un certo rapporto di espansione o di compressione e poi a seguire i condotti rotorici e i condotti statorici saranno caratterizzati da un certo salto di pressione. Ora, nella nostra valutazione di che forma dare ai condotti, diventa cruciale quindi ragionare sul rapporto di espansione critico. Abbiamo una condizione iniziale e una condizione finale, normalmente. Cioè il flusso deve espandere dallo statore da uno stato 0 fino a uno stato 1, quindi da una pressione di ristagno iniziale PR con 0 fino a una pressione di valle allo statore P con 1. P con 1 su PR0 ci danno un rapporto di espansione e noi lo dovremo andare a confrontare con questo valore critico. Se è maggiore, allora in realtà P con 1 su PR0, se è maggiore di quel valore critico, significa che durante l'espansione stessa non raggiungeremo mai le condizioni soniche e quindi sarà sufficiente sagomare un ugello semplicemente convergente. Se viceversa è inferiore, allora se P con 1 su PR0 sarà inferiore rispetto a questo valore critico che dipende soltanto dal flusso di lavoro, ossia da K nelle cose in cui ci siamo messe, beh, allora dovremo sagomare un ugello convergente divergente. Ora, se consideriamo un gas biatomico K è pari a 1.4, è facile farsi il conto, questo rapporto di espansione critico viene poco più di 0,52, poco più di 0,5, 0,528.
potete immaginare che nella realtà pratica, nella realtà tecnica, è facilissimo avere casi in cui P1 su PR0 è minore di 1,05. Se facciamo riferimento alla pressione atmosferica come pressione di sbocco, basta che superiamo 2 bar come pressione d'ingresso e già abbiamo raggiunto lo 0,5. Quindi è facilissimo in realtà avere a che fare con condizioni che ci portano a modi supersonici. E quindi nel nostro caso dover governare espansioni tramite condotti convergenti divergenti. Vedremo poi in realtà che nelle nostre turbomacchine magari staremo attenti, per una serie di motivi non avremo rapporti di espansione così bassi, o almeno molto più bassi di questo valore, e magari a volte sceglieremo di non disegnare effettivamente un convergente divergente, ma ci ragioneremo sopra tra poco, ci accontenteremo di una sola parte convergente. Detto ciò, per quanto riguarda il disegno vero e proprio del condotto, resta poco da dire. Se ci muoviamo in base all'ipotesi che abbiamo fatto, banalmente abbiamo a che fare con un'equazione dell'energia e con una trasformazione isentropica. Se abbiamo a che fare con un semplice ugello convergente, la sezione circolare, ad esempio, quello che importa è determinarne la sezione di ingresso e la sezione di sbocco, la comune. Qui abbiamo la pressione P0, qui abbiamo la pressione P1 e qui abbiamo la schematizzazione brutale. Se siamo appunto in condizioni tali per cui P1 su P0 è maggiore di P1 su P0 pubblico, quindi non raggiungiamo mai le condizioni soniche, beh, banalmente dimensionarlo significa che assegnata una certa portata massima, ad esempio dobbiamo calcolare la sezione con 1 basandoci su quella che è l'equazione della continuità. In base al valore assegnato della P1 andremo a calcolare lungo l'isentropica il valore della ρ e il valore della C, risolvendo l'equazione dell'energia della ρ1 e della C1, e quindi ci andremo a determinare il valore della sezione di sbocco. Se invece abbiamo a che fare con un convergente divergente, allora, oltre a determinare la sezione di sbocco, che viene sempre indicata con, appunto, come sezione 1, e quindi la sezione di sbocco a area A con 1, dovremo determinare l'area della sezione di gomma A con G. Come la determineremo? Beh, ci siamo accorti che il nostro rapporto di espansione è inferiore al rapporto di espansione critico. Nella sezione di gola, la con G, il fluido in realtà ha raggiunto le condizioni critiche, quindi la portata massica elaborata diviso la densità del fluido alle condizioni critiche,
esteso la velocità del fluido alle condizioni critiche, ci dà il valore della sezione di volume. Quindi valore della densità alle condizioni critiche per valore della velocità alle condizioni critiche. In base alla portata massima ci andiamo a calcolare quanto deve valere la sezione di gola del liquido. Se non sbaglio, nel corso di termofluidinamica avete fatto questi calcoli. Non sbaglio? Ok, perfetto. Allora, richiamiamo anche quelle che sono le caratteristiche, la curva caratteristica di un oggetto convergente, le peculiarità della caratteristica di un convergente o di un convergente divergente. Facciamo 5 minuti di pausa prima di fare questo, poi proseguendo la lezione ci concentreremo proprio sulle caratteristiche degli oggetti. Allora, 10 minuti di pausa ragazzi e poi ricominciamo.